Diventeranno agricoltori, parrucchieri e falegnami i ragazzi e le ragazze che vi portiamo a conoscere oggi. Avevano abbandonato la scuola superiore, ma grazie ai corsi di formazione e istruzione professionale promossi dalla Regione Toscana nell'ambito del progetto Giovani Sì, stanno seguendo un percorso alternativo completamente gratuito, dove possono imparare un mestiere e valorizzare i loro talenti. Qual è la cosa che ti piace di più di questo corso? Io sono appassionato sul taglio maschile e mi sto piano piano appassionando anche sulle pieghe sul femminile. Ovviamente poi proveremo anche il taglio sul femminile. Hai sempre voluto fare il parrucchiere? Beh, sinceramente non ci avevo mai pensato, però dopo che mi sono ritirato dalla scuola sono andato in formazione a cercare qualcosa. Ho scelto il corso Fisè dell'Agenzia Copernico perché mi sembrava il corso migliore fra quelli che erano disponibili. Qual è la cosa che ti piace di più di fare il parrucchiere? Credo che sia più la soddisfazione dopo un taglio, cioè dopo magari, non lo so, dopo aver fatto una piega, dopo aver fatto un taglio, la soddisfazione di guardare i capelli della cliente. Allora Alessandra, tu invece cosa stai facendo? Sto montando dei bigodini senza l'utilizzo di bigodini veri e propri, con i becchi d'oca che daranno una piega mossa ma molto leggera. Fare le pinte mi piace molto perché posso sbizzarrirmi con qualsiasi cosa. Come ti vedi nel tuo futuro? Sicuramente vorrei aprire un salone tutto mio, ma non voglio fermarmi magari solo qua in Toscana, voglio girare l'Italia e magari anche l'Europa. Sto seguendo un corso di agricoltura organizzato al Centro Life e mi ci sto trovando bene. L'agricoltura è sempre stata una tua passione? Sì, siamo sempre all'aria aperta, si respira bene, anche se ci si dà da fama. Nel futuro ti piacerebbe avere una tua azienda agricola? Sì, un'azienda agricola dove si fa passo passo, cioè passettina alla volta, però poi ci si espande a moto. Cosa ti piacerebbe di più avere? Allora, l'olivo in primis, perché è una pianta che mi è sempre piaciuta. Poi anche i vigneti, anche se danno da fare, però fruttificano tanto e danno tanta produzione. Cosa imparate a fare qua? Si impara a potare, a concimare un po', si segue un po' tutto il ciclo, sia della vigna che dell'olivo, dall'inizio alla fine. Però ho scelto prima la scuola normale e poi questa qua. Mi era presa questa idea e vedo sta andando bene rispetto a quell'altra che avevo avuto. Cos'è che ti piace di più di questo corso? Stare nel campo, potare, il fatto che non si deve stare solo in classe, venire la mattina a scuola, ce lo spiegano 2 ore e poi quando hanno finito di spiegarcelo ci portano a vederlo. Grazie ai corsi di formazione promossi da Giovani Sì, questi ragazzi stanno imparando un mestiere. Siamo felici di permettere a questi giovani di valorizzare il loro talento. Questi ragazzi hanno capito che questa è la loro passione e vederli qui felici ad imparare un mestiere con, fra pochi mesi, un diploma di formazione professionale e un posto di lavoro è una soddisfazione grande. È l'obiettivo di Giovani Sì, permettere ad ogni giovane toscano di sentirsi autonomo. Magari grazie a quel posto di lavoro si compra una sua casa, prende un affitto, lascia la famiglia e si costruisce la sua vita indipendente. Siamo davvero soddisfatti di vedere questi risultati. Cosa state costruendo stamani? Allora, stiamo tagliando dei pezzi per costruire un contenitore. Facevo litis, però siccome non andavo molto bene e volevo iniziare a lavorare, e quindi sono andato a cercare un po' su internet, ho trovato questo corso Professione Legno di Aforisma. Mio padre fa il falegname. Mi piace comunque lavorare il legno, costruire invece che magari sistemare, restaurare, mi piace più costruire, che ne so, mobili. Ah, di questo corso mi piace dipingere a me, cioè quando c'è da pitturare così mi garba. E cosa ti piacerebbe costruire? C'è qualche idea in particolare o qualche mobile che ti piace più fare di altri? Oddio, allora, di sicuro non le persiane, le persiane le odio. Mi piacque tanto quando si costruì un tavolo, o si fece a incastri, quindi senza usare viti, solo colla, così, e quello era bello.
Cosa ne pensi dell'opportunità che la regione con giovani si dà ai ragazzi come te di seguire questi corsi alternativi alla scuola? Secondo me è molto utile, anche perché se poi uno non ha voglia di studiare così, qualcosa deve pur fare. Quindi meglio che si metta subito a fare un lavoro, che impari un lavoro. È una cosa fondamentale secondo me, perché tanti ragazzi non si trovano più nelle scuole normali e non possono mollare tutto e non fare niente, e questa cosa è molto bella.